Sarà un inno alla gioia davvero corale quello che verrà scandito questa sera all'Auditorium La Civitella di Chieti per il concerto organizzato dall'AIRC, l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, e che prevede l'esecuzione della nona sinfonia, detta anche la corale. All'epoca una formula sperimentale, quella di introdurre i cori nella sinfonia. Ma poi il tempo ha dato ragione a Ludwig van Beethoven. È un evento, direi, molto molto singolare, proprio perché per la prima volta troveremo sul palco 200 artisti, 100 che fanno parte dell'orchestra sinfonica e poi gli altri 100 dei cori abruzzesi, dei cori più importanti abruzzesi, per cui è un evento veramente importante. Quindi ci auguriamo che ci sia una bella affluenza in quella bellissima cornice che è appunto l'anfiteatro della Civitella e soprattutto perché l'intero ricavato verrà devoluto alla Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro e tutti sappiamo quanto sia importante la ricerca, quanto sia fondamentale, soprattutto è proiezione verso il futuro e quindi bisogna tutti insieme far sì che la ricerca vada avanti. L'incidenza aumenta, aumenta proprio per tutto quello che viviamo, per quello che mangiamo e per quello che respiriamo, però grazie alla ricerca la qualità della vita anche delle persone che si ammalano di tumore è migliorata, si stanno facendo degli importanti studi sulle metastasi e, al fine di rendere anche il cancro una malattia cronica, un po' come il diabete e quindi insomma dobbiamo supportare a tutti i costi la ricerca. Quindi mi raccomando, accorrete il 28 venerdì alle 21, numerosi, perché daremo una grossa mano alla ricerca. 200 persone sul palco, cori e naturalmente l'Istituzione Sinfonica Abruzzese con l'organizzazione dell'AIRC e anche con la collaborazione del Marucino. Mi permetta, ecco, di ringraziare il direttore artistico del Marucino, il maestro Giuliano Mazzoccante e poi il maestro Pasquale Veleno che invece poi dirigerà e guiderà tutti questi artisti.